Buon pomeriggio, ben arrivato a Gianluca Daguanno, menzionato nella sezione Romanzi inediti con Il Terzo Vizio. Io dico appunto Il Terzo Vizio è un romanzo prettamente poliziesco, ambientato a Brescia e vede la prima indagine del capitano Spadafora. Però vorrei chiedere all'autore di parlarci brevemente proprio del romanzo. Questo romanzo ho deciso di scriverlo intorno, durante il lockdown, quindi per me è stato il mio primo romanzo e la mia prima partecipazione a un concorso letterario, di fatto. È un giallo poliziesco, ambientato a Brescia. La notte, diciamo, di Ferragosto del 2019 viene trovato questo cadavere all'interno di una fonderia. Le indagini fin da subito sono difficili perché manca l'arma del delitto, manca il movente e c'è soltanto il cadavere. Di queste indagini viene incaricato un giovane carabiniere, il capitano Spadafora, da poco a Brescia, proveniente da Roma, da cui era stato trasferito per motivi disciplinari. Fin da subito i sospetti vengono incentrati su un collega di lavoro della vittima. Il quale in breve tempo verrà sospettato a seguito del rinvenimento di una prova schiacciante che lo inchioda e quindi rinchiuso in carcere. Per il capitano, però, guardando negli occhi di questo arrestato, capisce che c'è qualcosa che non va e quindi decide di andare fino in fondo e scoprire la verità. Sullo sfondo di questa vicenda c'è il terrorismo. Il terrorismo a cinque punte delle Brigate Rosse, che accompagnerà il capitano Spadafora in tutto lo svolgimento delle indagini. E lui, che pur di giovane età non ha vissuto l'esperienza del terrorismo, quindi è costretto soltanto a conoscerlo attraverso libri. Ovviamente il personaggio di Spadafora è molto enigmatico, anche lui avrà le sue esperienze, le sue conquiste femminili, ci sarà una ragazza, un medico con cui avrà una relazione, soltanto per una notte di fatto, e in più ci sarà questa misteriosa ragazza del Trosle che lui conosce all'interno di una libreria in città e gli farà dimenticare la delusione che aveva avuto poco tempo prima quando la sua storica fidanzata che aveva conosciuto nei tempi romani, lo molla per tornare, ecco, nella capitale. Allora, il libro ha un'indagine dettagliata. Io volevo chiederle, visto, sapendo anche che conoscendo la sua professione, quanto c'è di esperienza professionale all'interno del libro? C'è tutto perché io sono un ufficiale dei carabinieri e mi sono occupato per tanti anni delle indagini scientifiche, ho diretto la scientifica qui a Brescia, quindi sono stato, diciamo, avvantaggiato dalla conoscenza degli strumenti investigativi e dei metodi di indagine e quindi un po' ho messo insieme tutte le mie esperienze e le ho trasformate in un libro, ecco, senza però rifarmi a un caso specifico, soltanto un po' preso un po' di tutto, ecco, quindi in più ho aggiunto il terrorismo che si è, diciamo, intrecciato con lo svolgimento delle indagini. Una domanda velocissima, ci sarà un seguito? Sì, è già in embrione la seconda indagine del capitano Spadafora, però sono ancora agli inizi, quindi ancora tutto in divenire, ecco. Grazie, un ringraziamento speciale a Gianluca Daguanno, menzionato nella sezione Romanzi inediti con il terzo vizio. Grazie. Grazie anche a voi.